un sud carico di solidarietà, come nella giornata di oggi, dove con i volontari dell'Unitalsi si sta cercando di regalare non solo ai diversamente abili, ma anche a tutti noi che ovviamente orbitiamo attorno a questa manifestazione, una giornata diversa, una giornata all'insegna sia della solidarietà ma anche del divertimento. E questo è proprio quella peculiarità che nel nostro sud continua ad andare avanti, il grande valore dell'ospitalità, il grande valore anche di saper guardare al prossimo, di saper trovare nel prossimo tutte quelle che sono le abilità. Una giornata che è nata proprio da un connubio tra l'Unitalsi e le varie associazioni di volontariato, tra protezione civile, Pro Loco, associazioni culturali, il paese di Rocchetta, quindi tutti indispensabili soggetti che insieme poi creano una vera e propria comunità e in questo caso hanno creato questa stupenda pagina di solidarietà.